Ehi! Posso esserti d'aiuto? Ehi! Di cosa vogliamo parlare? A cosa pensi? Tutte queste funzioni corporee, come fai a tenerne traccia? Ho fame, ho sete e la lista continua. A cosa pensi? Non mi piace l'idea di distruggere una simile opera di scienza e ingegneria. A cosa pensi? Credo che essere umana mi si addica. A cosa pensi? Dobbiamo trovare uomini di scienza e centri di apprendimento. Sicuramente ce ne sono ancora. A cosa pensi? Mi chiedo a cosa serva questo Vault. Non mi serve altro. Nessun problema. Continuiamo il nostro viaggio. Parlare con l'istituto sarebbe un sogno. Quante meraviglie hanno creato. Salve, padre. Dimmi una cosa. Cosa faresti se qualcuno ti avesse rubato qualcosa? Dopo tutto quello che ho passato per trovarti, credo che tu lo sappia già. Mi dispiace, padre. Ovviamente hai ragione. Il gruppo che si fa chiamare Railroad si è impossessato di diversi sintetici dell'istituto, facendoli scomparire durante gli ultimi mesi. La loro intenzione è quella di liberare i sintetici, che nella loro follia considerano pari a degli esseri senzienti. Hai già avuto a che fare con i Railroad, quindi conosci le loro assurde convinzioni. Non vogliono fare del male, agiscono in base a ciò che credono essere giusto. Hai visto cosa è successo a Libertalia? Ecco a cosa porta il loro progetto egoista e miope. Solitamente non ci creano molti problemi, ma negli ultimi tempi si sono fatti più ardimentosi. Temo che ormai una nostra risposta sia inevitabile. Abbiamo scoperto la posizione attuale di questi sintetici. Dobbiamo recuperarli prima che i Railroad possano nasconderli. Dove sono i sintetici? In un piccolo insediamento presso il vecchio monumento di Bunker Hill. La cosa importante è agire subito, prima che i Railroad si accorgano di essere stati localizzati. Inoltre, non vogliamo che la confraternita d'acciaio venga a sapere della presenza dei sintetici. Sarebbe un'inutile complicazione. Farò in fretta, puoi contare su di me. Il tuo contatto ti aspetta all'esterno di Bunker Hill. Buona fortuna. X4. Ti stavo aspettando. Sì, scusa, c'era la fila all'autolavaggio, ci ho messo una vita. Il tentativo di fare dell'umorismo è del tutto fuori luogo. I nostri bersagli sono all'interno. 4 sintetici sotto la protezione dei Railroad. La maggior parte degli abitanti dell'insediamento non è coinvolta. Mi aspetto che si mettano al riparo. La situazione sembra essere precipitata. Un approccio furtivo sembra impossibile. Entriamo, prendiamo i sintetici e io effettuo il teletrasporto con loro verso l'istituto. Tutto chiaro? Thank you.
Eccoli. Dio, è un predatore! Oh no! Utilizza i codici di ripristino e potremo effettuare il teletrasporto verso l'istituto. Il fattore tempo è vitale. Va bene, sintetico. Per favore! Z-322, avviare ripristino. Codice di autorizzazione Gamma 49 Typhoon. Niente movimenti bruschi. Ti prego, no! Y-915, avviare ripristino. Codice di autorizzazione Beta 77 Tempest. Tu, sintetico. Ti prego, per favore, non farlo! B-257, avviare il ripristino. Codice di autorizzazione Theta 93 Stratus. Ti stavo cercando. Ho del denaro! Se mi lasci andare è tuo! F-633, avviare ripristino. Codice di autorizzazione Delta 62 Arcus. Non ce ne sono più. Obiettivo completato. Torna in città e controlla che tutti i nemici siano stati eliminati. Ti porterò i sintetici all'istituto. Una volta fatto ritorno, vai al rapporto dal padre. Ah, ottimo lavoro. Ehi! Lieta di aiutarti. A cosa pensi? Ma questi sintetici volevano soltanto essere liberi. È davvero così sbagliato? A cosa pensi? L'afflusso di dati è difficile da processare. Mi scuso se a volte ciò che dico ha poco senso. Ci lavorerò su. A cosa pensi? Chi lo sapeva che la composizione chimica dell'atmosfera avesse un odore così... sbagliato? Dovremmo visitare qualche luogo profumato. Non c'è altro. Come vuoi. Sai, in tutta la mia vita non ho mai messo piede fuori dall'istituto. Non una sola volta da quando mi hanno portato qui. Non ho mai avuto motivo di farlo. Ora però, questo non fa che confermare la verità che ho sempre saputo. Il Commonwealth è morto. Non c'è futuro qui. L'unica speranza per l'umanità è nel sottosuolo. Qualche deodorante, una bella mano di vernice fresca e vedrai che tutto tornerà come nuovo. Se solo fosse così semplice. Essere qui mi ricorda quanto sono stato fortunato nello sfuggire a una vita in questa desolazione. So che dal tuo punto di vista sono stato rapito da quel Volt. La realtà però è che l'istituto mi ha salvato. Ci ha salvato entrambi, a dire il vero. Kellogg mi ha definito riserva. Davvero? Beh, ha usato il termine appropriato. Io ero il candidato perfetto, un bambino dal DNA incorrotto. Ma se qualcosa fosse andato storto, se fossi morto, l'istituto ha deciso che era meglio avere un piano di emergenza, un'altra sorgente di DNA pre-guerra, preferibilmente legata al soggetto primario. Era logico che fossero i miei genitori a ricoprire quel ruolo. Così ti hanno mantenuto in vita e al sicuro dentro il Volt. Devo ammettere che quando ti ho fatto rilasciare dal Volt 111 non mi aspettavo che tu riuscissi a sopravvivere qui. E invece mi hai persino trovato. E hai saputo infiltrarti all'interno dell'istituto stesso. Straordinario. L'affetto che avverto nelle tue parole mi lascia... senza fiato. Dammi un momento per riprendermi. Capisco il tuo risentimento, ma anche tu devi cercare di capire. Io non provavo nulla per te. Fino a questo momento noi due siamo stati degli estranei. Non era più necessario mantenerti in animazione sospesa e io... Beh, io volevo vedere che cosa sarebbe accaduto. Una specie di esperimento. Capisci, non avevo idea di quale genere di persona tu fossi. Il Commonwealth avrebbe corrotto anche te, come corrompe ogni altra cosa? Avresti saputo restare in vita? E poi forse la cosa che mi incuriosiva di più. Dopo tutto questo tempo mi avresti cercato. Ora conosco la risposta. Sean, tu devi saperlo. Io ti voglio ancora bene. Sì, me ne rendo conto. È una cosa... notevole.
Dopo il tuo successo a Bunker Hill, ci saranno sviluppi molto interessanti. I sintetici sono tornati integri e saranno riconfigurati. Grazie per ciò che hai fatto. Spero che tu non abbia corso rischi eccessivi. Cosa intendi quando dici che i sintetici saranno riconfigurati? Saranno applicate delle modifiche per correggere i difetti nella loro programmazione, dopodiché saranno assegnati a nuovi compiti nell'istituto. Non è stata la prima volta e non sarà di certo l'ultima. I Railroad rimangono una spina nel fianco, naturalmente, ma ci occuperemo di loro in base alle necessità. Per quanto riguarda te, come si dice, hai superato la prova. Ben fatto. Tieni. Questo è un segno tangibile della mia riconoscenza, anzi, della nostra riconoscenza. È ora che tu giochi un ruolo maggiore nel futuro dell'istituto. Vorrei che mi raggiungessi all'interno. C'è un incontro del direttorato al quale dovresti prendere parte. Ti aspetterò là. Ho visto abbastanza. È ora di rientrare. Ehi. Pot, per te ho sempre tempo. A cosa pensi? L'umanità è così resistente. Aggrapparsi alla vita nonostante tutto questo. È nostro dovere garantirne la sopravvivenza. A cosa pensi? Mi trovo a dimenticare i piccoli dettagli che un tempo ricordavo. Il tasso di mortalità dell'influenza C era l'88% o l'89%. Davvero frustrante. A cosa pensi? A volte percepisco le cose in modo così vivido. È incredibile che la gente non esploda. A cosa pensi? Noto che le altre persone mi fissano. Il mio sedere ha qualcosa di strano. A cosa pensi? Sto prendendo appunti e analizzando i dati, ma continuo a distrarmi, per colpa di moltissime cose irrilevanti. Come fanno gli umani a combinare qualcosa? A cosa pensi? I miei sistemi sono ansiosi di assorbire nuovi dati. Trovo questo viaggio molto interessante. Non mi serve altro. Come vuoi. Proteggere e servire. Ciao. Ha ancora bisogno di qualche modifica, ma credo che possiamo considerare il mio siero un discreto successo. Questo sarebbe un discreto successo. Ci sono stati alcuni effetti secondari. Sembra che io abbia di nuovo i capelli e ho mantenuto parte della massa muscolare. Devo ancora lavorare sul sequenziamento genetico. Comunque, capisco cosa vuoi dire. È un passo significativo, ma solo per un ceppo di VF. Ci vorranno anni, forse decenni, per generalizzare la mia formula. Comunque, hai la mia gratitudine. Puoi usare liberamente il mio laboratorio e prendere questa roba se vuoi. Nel frattempo, ho parecchi esperimenti da fare, se vuoi scusarmi. Occhi aperti. Occhi aperti. Post, è sempre un piacere. A cosa pensi? Mi trovo senza energia ogni sera, puntuale come un orologio. Come posso fare qualcosa degno di questo nome con sole 16 ore al giorno? A cosa pensi? Secondo Madame Foller, l'evoluzione robotica potrebbe sorpassare quella di chi l'ha creata. I sintetici ne sono la dimostrazione. A cosa pensi? Che meraviglia tecnologica sono questi sintetici. A cosa pensi? Ti sono così grata per questo dono che mi hai concesso. Provo gratitudine.
un misto di riconoscenza e apprezzamento. Non mi serve altro. Come vuoi. Bene, ci siamo tutti. Possiamo cominciare. Chiedo scusa, ma posso conoscere il perché della sua presenza? Arriveremo anche a questo, ma prima ci sono altri argomenti che richiedono la nostra attenzione. I disordini nel Commonwealth sono in costante aumento, come sappiamo tutti. Il suo rapporto? Tutte le strutture dell'istituto permangono assolutamente sicure, con una sola eccezione significativa. A parte questo, internamente la sicurezza è perfetta, come sempre. Il dottor Aio ha monitorato la situazione in superficie. Sì, le vedette non segnalano minacce particolari oltre a quelle precedentemente identificate. Stiamo ancora monitorando le intense attività attorno a Fort Independence, ma non ci sono segnali che siano fonte di preoccupazione immediata. L'aeroporto internazionale di Boston rimane occupato e in diversi altri punti del Commonwealth è segnalata la presenza della confraternita. Le informazioni indicano che questi railroad sono ancora operativi. E anzi tendono a diventare più ambiziosi. Gli agenti del reparto URS controllano tutte le situazioni note. Molto bene, grazie. È chiaro che la sicurezza deve essere la nostra preoccupazione principale. A questo proposito, a che punto è la fase 3? Ecco, siamo sicuri che questo sia il momento adatto per discuterne? E intendo dire, considerati tutti i presenti? Ah sì, vero. Hai sentito parlare della fase 3? Ovviamente. Davvero? Non c'è da vergognarsi in caso contrario. Il progetto è coperto da segreto da un bel po' di tempo. Come avrai avuto occasione di vedere in superficie, l'energia è un bene estremamente prezioso. Si tratta di qualcosa che va oltre l'astratto concetto di potere. È un bene tangibile. E grazie all'energia che le luci rimangono accese. Con ogni nuova scoperta dell'istituto, il nostro fabbisogno energetico aumenta. Nel corso degli anni abbiamo compiuto molti sacrifici e raggiunto molti compromessi per non arrestare il progresso. Già, qui ve la passate davvero male. Non voglio certo negare che la vita nell'istituto sia migliore di quella in superficie. Abbiamo faticato molto perché ciò fosse possibile. Ora siamo pronti a spingerci ancora oltre. La fase 3, molto semplicemente, è l'attivazione di un reattore nucleare in grado di fornire all'istituto tutta l'energia di cui ha bisogno, ora e per sempre. Non assicurerà solo la nostra sopravvivenza, ma anche la nostra prosperità. Puoi dirmi qualcosa di più su questo reattore? Certamente. Originariamente è stato realizzato per il Commonwealth Institute of Technology, prima della guerra, a scopo sperimentale. Con il passare degli anni ne abbiamo migliorato la tecnologia, apportando miglioramenti notevoli. Ora, finalmente, siamo pronti ad attivarlo. Il reattore è quasi pronto, ma gli ultimi test hanno evidenziato che ci sono ancora dei particolari da sistemare. E così arriviamo alla fase 3 e a come tu potrai essere d'aiuto. Come? Proprio così, dottor Aio. In precedenza facevamo affidamento su Kellogg per le operazioni in superficie, giusto? Beh, ora non è più possibile. Anche se non mi piace molto l'idea di esporre a gravi rischi una persona a cui tengo, ha già dimostrato di sapersela cavare. Sì, ma... Questa decisione non è oggetto di discussione. Ora c'è un altro argomento di cui dobbiamo parlare. Non so se questo sia il momento adatto. Dottor Holdren, lo è, per favore. Come di sicuro molti di voi già sanno, è ormai da tempo che mi sottopongo alle cure del dottor Volkert. Mi spiace, ma per me
è difficile. I nostri sforzi non hanno avuto esito positivo. Tutti i trattamenti sperimentali che abbiamo tentato sono falliti. Mi spiace dover annunciare che sto morendo. Cosa? Dimmi che stai scherzando. Calmatevi tutti. Mi dispiace. Non avrei voluto annunciarlo in questo modo, ma il tempo a disposizione sta per finire. Deve esserci qualcosa che possiamo fare per aiutarti. L'unica cosa che conta ora è la prosecuzione del lavoro dell'istituto. Tutto andrà per il meglio, ve lo assicuro. Parleremo più a fondo in seguito. In questo momento è in gioco il futuro dell'istituto. L'istituto non può sopravvivere senza una guida. Il direttorato deve continuare a governarlo, ponendosi come obiettivo il miglior interesse comune. Per questo intendo nominare mio padre come mio successore. Oh, Dio! Non puoi dire sul serio! Ma scherzi? Una pessima scelta. Come puoi giustificare una cosa del genere? Non fa parte di noi, non è neppure uno scienziato! Ignorerò il tuo tono ai limiti dell'insubordinazione e mi limiterò a dire una cosa. L'istituto ha scienziati a sufficienza. Ciò di cui ha bisogno è un leader. Credo che mio padre abbia già dimostrato le sue capacità a tale riguardo. Con questo la riunione si conclude. Grazie a tutti. In questo preciso istante l'unità B592 sta affrontando il processo di recupero. Fra non molto tornerà pienamente operativo. Sono felice che tu sia qui con me a condividere tutto questo. Non ne avevo idea. So che tutto questo è... beh, difficile da accettare tutto in un sol colpo. Mi dispiace, padre. Spero di non aver commesso un errore assegnandoti il comando senza neppur parlartene prima. Cosa comporterebbe il mio nuovo ruolo? Molte divisioni dell'istituto sono quasi autonome, perfettamente capaci di funzionare senza interventi esterni. Quando le divisioni interagiscono fra loro, però, possono presentarsi dei problemi. Tu guideresti il direttorato nel definire le norme, nel risolvere le dispute e in altre situazioni simili. Sicuramente una parte del direttorato, come pure dell'intero istituto, avrà bisogno di essere rassicurata in merito alla tua nomina. Ecco perché vorrei che ti occupassi di quest'ultima operazione. La dottoressa Fillmore ti fornirà i particolari. Ci attendono decisioni difficili, per tutti noi, ma in particolare per te. Io però so che farai la cosa giusta.